Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Grazie per questa opportunità, voglio salutare a tutti, pace a tutti voi. È veramente una cosa molto importante iniziare il mese con la staffetta di preghiera, perché come diceva il pastore Petrone, la preghiera sappiamo tutti che è un'arma potente, che a volte magari per tante vicissitudini trascuriamo, a maggior ragione in estate perché siamo presi da tante altre cose. Ma io non mi voglio prolungare in tante cose, voglio iniziare leggendo solo un versetto della parola di Dio, che sta scritto in Proverbi capitolo 23, il versetto 26. Perché? Perché è un tempo veramente difficile, come diceva il pastore, e anche è un tempo dove il Signore sta dando ancora l'opportunità, essendo che siamo nella grazia, di consacrarci più a Lui. Allora, in Proverbi capitolo 23, versetto 26, dice così la parola del Signore, che Dio sia lodato. Figlio mio, dammi il tuo cuore, e i tuoi occhi prendono piacere nelle mie vie. Sappiamo che proprio nel cuore oggi ci sono tante ferite. Sappiamo che nel cuore ci sono tutti i sentimenti. Sappiamo che tutto parte dal cuore. Ed è proprio Dio Padre che questa sera ci sta chiamando e ci sta esortando ancora una volta a dare di più il nostro cuore a Lui. Io non so quanto noi l'abbiamo dato, se 10, 20, 30, 100, ma Lui vuole proprio il nostro 100% del nostro cuore, affinché Lui possa mettere tutto ciò che oggi tu non trovi, l'amore, la pace, la serenità. Lui ti vuole mettere tante di quelle cose in questo cuore affinché tu possa avere un tesoro inestimabile. E questo tesoro si chiama Cristo Gesù. E soprattutto quando tu hai dato il tuo cuore a Cristo Gesù, accade una cosa meravigliosa. I tuoi occhi prendono piacere. Incomincia a vedere sotto un'altra prospettiva, incomincia a vedere con gli occhi della fede, incomincia a muoverti con gli occhi della fede, perché chi è che ti guida l'occhio è anche il nostro Signore, perché risiede nel tuo cuore. Quindi dai questa sera il tuo cuore al Signore affinché possa tu vedere diversamente, su un'altra ottica, prendere piacere nelle vie del Signore e non più nelle nostre vie, perché magari la strada che abbiamo percorso fino ad oggi è stata una strada con tante cose che ci hanno veramente appesantito, ci hanno fatto male, ci ha fatto stancare tantissimo. Ma oggi questa strada il Signore vuole che noi la percorriamo con Lui. Basta che noi gli diamo il nostro cuore. E voglio iniziare questa preghiera proprio dando tutto me stesso, non solo il mio cuore, tutto me stesso a redare al Signore dei Signori. Padre Dio, grazie per avermi concesso ancora oggi questa opportunità, Signore, di essere qui, Signore, con questi cari, Signore, perché anche se siamo lontani fisicamente, siamo presenti, Signore, nello Spirito, Signore. Ed insieme, Signore, ci vogliamo accordare e vogliamo aprire i nostri cuori a Te, Signore. Vogliamo dare, Signore, il nostro cuore a Te, Signore. Sì, Signore, perché i cuori, Signore, sono quelli che sono più afflitti in questo periodo. Ci sono tante afflizioni per i figli, per i nipoti, per quello che vedono i nostri occhi in questa società, Signore. E da questa sera, Signore, noi vogliamo vedere, Signore, e vogliamo prendere piacere ai nostri occhi, Signore, perché siamo qui, Signore, per adorarti, per lodarti, per glorificarti, per dirti quanto sei grande e meraviglioso, Signore. Grazie, Signore, perché alla Tua presenza, come dice il salmista, meglio un giorno alla Tua presenza che mille a troppo. Alla Tua presenza, Signore, ci si sta bene, Signore. Grazie per la Tua presenza, grazie per lo Spirito Santo che ci guida in questa staffetta di preghiera, Signore. Ti vogliamo presentare ancora, Signore, la nostra nazione, Signore Dio. Signore, veramente, ha detto cose sagge il pastore Cataldo, Signore. Quello che sta succedendo, Signore. Tu hai creato uomini e donne, Signore. Io ti prego, Signore, suscita uomini e donne anche di preghiera, Signore, e che tanti che devono venire al ravvedimento possano ravvedere la loro vita, Signore. Signore, veramente, Tu hai una grande misericordia, Signore, verso di noi, Signore. Grazie, Signore Gesù, perché noi non eravamo degni, Signore, ma Tu ci hai resi degni attraverso il sacrificio della croce, Signore.
e noi non vogliamo dimenticare, Signore, quello che Tu hai fatto per ognuno di noi, Signore, perché se siamo qui per grazia Tua, Signore Dio, e noi Ti ringraziamo per questo. Ti voglio pregare, Signore, anche per gli anziani, Signore, quando anziani si sentono soli, abbandonati, tristi, malinconici, Signore, e hanno tante sofferenze nei loro cuori, Signore, o quante persone, quanti giovani, Signore, hanno tanti traumi nella loro anima, Signore, e io te li voglio presentare nel nome potente di Gesù Cristo, Signore. Quei giovani, Signore, che hanno, sono vuoti in questo cuore, Signore, e che ogni giorno sono costretti a ricorrere, Signore, alle droghe, Signore, all'alcol, alla gioco, alla pornografia. Padre, ti prego nel nome di Gesù che Tu oggi possa visitare ogni cuore, Signore, e che veramente queste menti, Signore, quante menti ci sono oppressi, depressi, Signore, veramente l'incantatore inganna le menti, Signore, dando pensieri, Signore. Tanti giovani contattano, mi contattano anche la notte perché non riescono a dormire, Signore, perché hanno la paura di perdere la salvezza, Signore, perché si sentono oppressi e disturbati durante la notte, Signore. Io te li voglio presentare, Antonio, Jonathan, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Libera questi giovani, Signore, Davide, Signore, e quanti chiedono preghiera te li presento, Signore Dio. Quanti giovani, Signore, che gli è stato dichiarato la schizofrenia bipolare, Signore, ma io ti prego, Tu sei colui che ancora libera, guarisci, spezza catene, sciogli i legami sulla vita di questi giovani, Signore. Veramente tanti giovani sono troppo oppressi, Signore, io grido a Te che sei mio Padre, che sei dottore dei dottori, che sei Signore dei signori. Padre, visita questi giovani, Signore, libera, libera anche Paolo, Signore, questo giovane anche, Signore, che aveva tentato il suicidio. Padre, ti prego nel nome di Cristo, spezza, Signore, ogni cosa sulla vita dei giovani. Grazie, Signore, perché io sono certo, fiducioso, che Tu in questo momento stai mandando una schiera di angeli, Signore, a visitare questi cani che Ti stiamo menzionando, gli anziani, i bambini, i giovani, Signore, e quanti chiedono preghiera li presentiamo a Te, Signore. Ancora un bambino, Signore, a causa di un herpes, Signore, ha avuto problemi cerebrali, Signore, il piccolo Michael di 2 anni, Signore, ti prego, visita anche questo piccolo fanciullo, Signore, te lo presentiamo a Te perché Tu hai detto, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, noi te li vogliamo portare tutti a Te, piccoli fanciulli, Signore, perché questi piccoli fanciulli saranno la Tua generazione, la Chiesa del futuro, Signore. Signore, veramente, metti timore nella vita dei giovani, il Tuo timore, Signore Dio. Ti ringrazio con tutto il mio cuore, Padre. Ancora ti voglio pregare per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, senza denominazione, senza divisione, Signore. Perché Tu ci hai mandato, Signore, a moltiplicare, andate e fate discepoli, non a dividere, Signore. Metti veramente, Signore, una Chiesa compatta, una Chiesa unita, Signore Dio. Questa è la mia preghiera, Signore, di questa sera. Ti prego per quanti, Signore, non stanno agendo più secondo lo spirito ma secondo la carne, Signore, rendici più umili e mansueti, umili di cuore, Signore, come Tu ci vuoi. Vogliamo imparare ancora da Te che sei umile e mansueto di cuore, Padre Dio. Grazie, Gesù mio, grazie perché Tu sei stato il nostro maestro, Signore, Tu sei il nostro pedagogo, e lo Spirito Santo è quello che ci guida in ogni cosa, Signore. Una preghiera in particolare anche per i carcerati, Signore. Signore, raggiungi i carcerati, Signore, che si sentono soli, oppressi, Signore, depressi. Raggiungili, Signore, e che veramente loro possono cambiare ogni cosa, Signore Gesù. Perché io so, Signore, che se Tu tocchi il loro cuore, Signore, loro diventeranno nuove creature in Cristo Gesù, Signore. Tu cancelli il passato, Tu butti in fondo a mare ogni peccato, Signore. E se ancora qualcuno si sente oppresso del peccato, Signore, lontano da Te, Signore, che veramente si possono piegare ogni ginocchio e ogni cuore sia reso a Te in questa sera, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Padre, ti presentiamo gli ammalati, Signore, sì, Signore, quelli che soffrono di tumori, Signore, quante persone che sono ricoverate nei reparti oncologici, Padre, raggiungili, Signore, chi combatte, Signore, attraverso chemioterapia, dagli la forza, Signore, quante sorelle, Signore, che combattono col tumore a seno, Padre, io ti prego, nel nome potente di Cristo, Signore, Tu hai creato delle sorelle anche guerrieri, Signore, che stanno riuscendo, Signore, a sopportare la chemioterapia, dagli la Tua forza, perché Tu solo sei colui che dà forza allo stanco e vigore allo spossato, Signore. Il mondo non offre nulla, Signore, col peccato abbiamo distrutto ogni cosa buona che Tu aggrada, e umilmente ti chiediamo, perdonaci, Padre, abbi misericordia di questo mondo, di questa generazione, Signore. Ma io so, Signore, che Tu manderai risveglio in questa nazione, e che veramente, Signore, colui o quella che si è smarrita
tu la possa andare a cercare e portarla nelle tue braccia, Signore, nel tuo ovile, Signore. E coloro che si sono addormentati si possono risvegliare, Signore. Tienici come a quelle cinque vergini avvedute, Signore, che il nostro olio non si possa mai consumare. Lo Spirito Santo, lo zelo, Signore, che c'era una volta, la chiesa che c'era 20, 30 anni fa con quel zelo, Signore. Io ti chiedo nel nome di Gesù, Signore, che veramente la nazione dell'Italia si possa risvegliare, Signore, perché è diventata una chiesa troppo comodista, Signore, una chiesa apatica, Padre, nel nome di Cristo Gesù, mando risveglio, Signore, inizia da me, Signore, e se faccio poco voglio fare ancora di più per la tua gloria, perché la gloria va a te, perché l'opera è tua, Signore, e tu ci vuoi solo amministratore, Signore, e vogliamo essere del buon amministratore per la gloria tua, Signore. Grazie, Padre Dio, grazie Spirito Santo, benedici la l'opera parole di vita, tutto lo staff, Signore, benedicili tu, Signore, i figli del pastore Cataldo Petrone, la moglie, Signore, e quanti si devono collegare, Signore, tanti altri pastori insieme alle loro comunità, Signore, benedicili tu e portala avanti, Signore, che la tua gloria sia manifestata in questa sera, e grazie perché tu lo dici, venite a me con preghiera, ti abbiamo pregato, ti abbiamo supplicato e ora ti ringraziamo, Signore, fiduciosi che tu risponderai per la gloria del tuo amato figliolo Gesù Cristo, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie, grazie, grazie Concetto. Grazie, Dio ti Gesù. Benedica grazie. E saluta le comunità che tu frequenti e partecipi e continuiamo. Manda il messaggio di partecipazione per seguire in diretta, così pregano insieme con noi, va bene? Amen. Ti manderemo il link, così lo puoi prendere, lo portiamo avanti insieme. E ora abbiamo il fratello Scutifero, credo che sia già in linea. Vogliamo pregare insieme con il fratello Domenico e stiamo insieme, uniti di pari sentimento. Pace, mi senti? Pace a tutti. Mi senti? Sì, sì. Benissimo, allora... Vai avanti tranquillo, ti seguiamo e ci guidi in preghiera così come Dio ti guida. Alleluia. Oh, amen, grazie pastore, grazie. Gloria al nome del Signore. Anche in estate, quindi, questo appuntamento che ci tiene uniti e ci fa stare in comunione con il nostro Dio. E da qualche giorno c'è qualcosa che lo Spirito mi fa sentire particolarmente, ed è l'inganno. Questo perché sento che molti credenti sono proprio ingannati spiritualmente dal nostro nemico. Il suo mestiere è appunto ingannare, quindi per quanti sono particolarmente scoraggiati e stanno vivendo situazioni difficili, ricordiamoci questo, ecco, lo ricordo anche a me stesso ovviamente, che il nemico è colui che inganna, quindi ci fa immaginare delle cose o credere delle cose che non sono vere, magari partendo da situazioni di difficoltà può farci credere che Dio ci abbia abbandonato e questo non è vero perché Dio non ci lascia, non ci abbandona, oppure alcune situazioni, seppure difficili, le fa sembrare, cioè, ci fa sembrare alcune situazioni come se fossero irreversibili e quindi senza soluzione. Invece noi crediamo, e oggi lo ribadiamo in preghiera, che in Cristo c'è soluzione. E ogni situazione impossibile con il Signore si può risolvere. Amen. Io stesso sto avendo dei problemi di salute e quindi questo mi fa anche comprendere quando i credenti sono in difficoltà, no? Perché a volte finché non si attraversano delle situazioni particolari non riusciamo a empatizzare o comprendere quelli che hanno difficoltà anche nel campo della salute. Gloria a Dio. Prima di leggere qualcosa nella parola di Dio vi voglio far partecipi di una cosa che il Signore mi ha fatto sentire, ecco, no? A volte il modo di parlare del Signore varia in vari modi, no? Anche attraverso dei film. Ultimamente ho visto dei film di carattere militare, no? Ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Nel primo dei due, anche se guardo pochissimo la televisione, devo dire, è stata proprio un'eccezione perché ero in ferie,
Nel primo dei due c'era un pilota di caccia militante, il quale compie la sua missione in maniera eroica, ma a differenza di altri film che siamo abituati a vedere sulla guerra, dove vengono diciamo, presentate delle azioni eroiche dei soldati, dei militari, in questi film c'erano sì delle azioni eroiche, però c'era un qualcosa che mi ha dato da pensare. Come vi dicevo, allora, questo pilota di caccia compie la sua missione, a un certo punto ingaggia una battaglia con altri aerei nemici, ma il suo carburante stava per finire, quindi non bastava la sua audacia, doveva fare i conti, appunto, come dicevo, con il carburante che stava per finire, quindi non aveva nemmeno la possibilità di tornare sulla sua portaerei, in quanto appunto questo carburante era insufficiente. Nel secondo di questi film invece era una battaglia navale, ed erano delle navi americane, quindi portaerei americane, nel Pacifico, nelle note battaglie contro il Giappone, ed era una di quelle battaglie decisive. Anche in questo caso i militari compiono delle azioni eroiche che sono rimaste nella storia, cioè, hanno fatto appunto dei film, e anche in questo caso queste navi non potevano completare del tutto la missione perché erano venute a mancare le scorte sia di carburante, di munizioni ed altro. Quindi, questo che cosa ci fa comprendere? Questo ci fa comprendere una lezione spirituale, che possiamo essere valorosi, possiamo essere uomini di Dio e anche avere dei talenti, ma se non abbiamo le scorte di carburante, quindi a questo punto dello spirito, le nostre battaglie non possono avere un buon esito, nonostante il nostro impegno. E nonostante le nostre capacità o quanti talenti Dio ci abbia affidato. Quindi in tutti i due casi, ripeto, nonostante le abilità, la buona volontà e tutto, c'era un problema contingente che era appunto la mancanza di scorte di carburante ed altro. E ovviamente questo vi ha già fatto immaginare che cosa devo leggere, no? Matteo 25, c'è la nota parabola delle 10 vergini che leggiamo subito, anche se la conosciamo benissimo tutti quanti. Matteo 25, noi leggiamo una lezione spirituale che è appunto questa. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte, cinque avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e si prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Quindi credo che il messaggio sia chiaro, che nonostante ciò che noi abbiamo già ricevuto dal Signore, oltre alla salvezza, come dicevo, i talenti, capacità spirituali e tutto, ma se vogliamo portare a termine la battaglia, dobbiamo avere dell'olio, quindi Spirito Santo, e quindi saper ricaricare le nostre lampade, come da questo monito, appunto nella preghiera. Il monito poi, fra l'altro, di questi versetti ci riporta chiaramente nella nostra speranza, che è il ritorno del Signore, e nella speranza di essere trovati pronti. Quindi essere trovati pronti significa non solo aspettare, non solo andare in chiesa e così via, ma appunto essere forniti di quest'olio e di questa preparazione, ripeto, non solo dovuta all'attesa paziente, ma nell'essere ben equipaggiati e in continua comunione con lo Spirito Santo. Quindi, ripeto, il Signore sta per tornare. Cerchiamo di essere pronti e
e vegliamo affinché non siamo colti di sorpresa. Amen. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio. Signore, grazie per questo pomeriggio di comunione che avremo con i fratelli. Grazie per ogni cosa, Signore, anche di questo zelo che hai messo nel cuore dei tuoi servitori, di questo desiderio di unirci in preghiera attraverso questi mezzi tecnologici, appunto in ogni parte d'Italia e non solo. Alleluia, Signore, gloria al tuo nome. Signore, come ho detto poc'anzi, Signore, il nemico sta ingannando tante anime, tanti credenti, facendo credere che oramai tutto sia finito, che non ci sia possibilità. Ci sono anime, Signore, che non trovano più la speranza, Signore, e il modo di credere perché pensano che sia tutto finito. Ma noi in te abbiamo speranza perché tu sei un Dio che non abbandona, un Dio che sta custodendo le nostre vite e la Chiesa, e noi ci affidiamo a te nel nome di Gesù, Signore. Grazie per ogni cosa. Ti prego, Signore, di sgominare ogni piano del nemico, Signore, ogni cosa che il nemico sta costruendo contro la tua Chiesa. Noi crediamo che tu puoi sgominare i suoi piani, ma vogliamo essere pronti, Signore. E vogliamo, Signore, essere trovati, Signore, con le nostre lampade piene di olio. Non vogliamo essere trovati impreparati al tuo ritorno. Signore, noi bramiamo il tuo ritorno e vogliamo dire insieme alla Chiesa, Signore, torna. Ti prego, salva ancora in questa generazione, Signore. Chiama al ravvedimento, ma noi stiamo bramando il tuo ritorno, Signore. E vogliamo, Signore, essere pronti nel nostro cuore, Signore. Vogliamo essere in piena comunione con te, Signore. Siamo coscienti di quante distrazioni prendono la nostra vita, Signore, quante prove ci stanno abbattendo, ma noi confidiamo in te, Signore, perché tu sei il nostro rifugio, Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, Signore, vogliamo sentire la tua pace quest'oggi, vogliamo, Signore, stare in comunione con te, Signore. Alleluia, alleluia. Continua a mandare parola di incoraggiamento, Signore. Continua a mettere nei nostri cuori, Signore, lo zelo, Signore, per la preghiera, Signore, il desiderio di stare davanti a te. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome. Ti voglio pregare anche per quanti sono nella malattia, Signore. Noi crediamo ancora nella guarigione divina, Signore, crediamo che per quella croce, Signore, per le tue lividure, noi siamo ancora guariti, Signore, per la tua grazia, Signore, per la tua compassione e per il sacrificio compiuto da Gesù sulla croce. Signore, stendi la tua mano di guarigione su quanti, Signore, sono in difficoltà fisica, in difficoltà con la salute, Signore, ma anche quanti, Signore, sono in difficoltà spirituale, Signore, che quei fratelli a cui sembra che manchino le forze, Signore, che non abbiano più lo sprint di potersi rialzare, Signore, e gridare al tuo nome. In questo momento, Signore, noi gridiamo a te anche per chi non lo può fare, Signore, perché è sopraffatto dalla stanchezza o dalla malattia. Noi gridiamo a te nel nome di Gesù, Signore. Alleluia, ti vogliamo onorare e benedire quest'oggi, Signore. Perché tu sei il re dei nostri cuori, Signore. Tu sei il re di questa nazione, Signore. Tu regni su ogni popolo, Signore. Alleluia. Alleluia, Signore. Lode al tuo nome. Lode al tuo nome. Ti prego, Signore, dai ancora forza ai tuoi servitori, coloro che sono in prima linea, affinché abbiano nuove forze, Signore, rinnovate nello Spirito, Signore. E, Signore, è una guida immancabile dello Spirito Santo. Signore, ti preghiamo che tu possa continuare a condurre e guidare le nostre vite. Signore, soprattutto quando a volte anche inconsapevolmente vogliamo fare di testa nostra, e questo, Signore, è sbagliato. Noi vogliamo la tua guida, Signore, vogliamo che il nostro orecchio spirituale sia ben attento, Signore, che la nostra vista spirituale non si raccorci, Signore. Signore, riempi tu le nostre lampade, Signore. Sappiamo che abbiamo bisogno di un rifornimento spirituale, Signore. E che ogni giorno dobbiamo rabboccare le nostre lampade, Signore, col tuo olio. Provvedi al nostro bisogno spirituale, Signore, provvedi al nostro bisogno materiale. Noi confidiamo in te ed esaltiamo il tuo santo e benedetto nome, Signore. Continua a benedire questo pomeriggio, Signore, continua a essere con noi. Entra nelle nostre case, entra nei nostri cuori, governa nelle nostre chiese, Signore. Laddove ci sono divisioni, Signore, laddove ci sono, Signore, problemi, Signore,
fra fratello e fratello, Signore. Voglio tu risolvere ogni cosa, Signore, e mantenerci uniti nello Spirito, nel nome di Gesù, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù. Grazie per ogni cosa. Signore, noi continuiamo a invocare il tuo nome, continuo a benedire questa riunione, Signore, ancora che la tua presenza ci sia nelle nostre case. Alleluia. Vogliamo benedire e glorificare il tuo nome. Amen. Amen. Grazie, grazie, grazie Domenico, Dio ti benedica e una pronta guarigione, che il Signore lo faccia adesso mentre stiamo pregando, che il Signore ti Amen. ristabilisca nel nome del Signore. Amen. Grazie, Dio ti benedica, seguiamo, condividiamo il messaggio del seguire attraverso il link ai nostri amici che ci seguono dappertutto e non ci fermiamo perché ci sono molti bisogni e noi li possiamo portare al Signore. Il Signore non usa il metodo che vede. Quando il Signore vede, scende. Noi abbiamo questa visione di Dio. Disse a Mosè: io ho visto il mio popolo, Dio vede, e subito disse: vai, scendi perché lo devo tirar fuori. Il Signore non vede soltanto, ma ci tira fuori e a Dio sia la gloria. Pace, Dio ti benedica. Credo che Pace, alla prossima. abbiamo in Grazie. linea il fratello Biagio, credo. Biagio o Alleluia. sei tu? Sì, forse. Vai Mi senti, tranquillo, ti fratello? seguiamo. Hai 15 minuti. Vai. 15 minuti, va bene. Tranquillo, vai Ok, tranquillo, allora va bene. per le ore 17. No, per le ore 17. Alleluia, è meraviglioso il Signore, lo voglio veramente benedire con tutto il cuore per avermi dato questa possibilità, alleluia, stare nella sede di Alto Pascio, alleluia, ed è veramente meraviglioso. Da qui sono nate tantissime, tantissime missioni e io voglio adorare il Signore e che la mia benedizione. La mia benedizione, la mia preghiera, che anche la missione di parole di vita, alleluia, possa partire veramente bene, alleluia, forte, alleluia, in questa sede. Ed è veramente meraviglioso. Voglio adorare il Signore con tutto il cuore per avermi dato questa possibilità. Per me è un alto onore, alleluia. Con tutto il cuore, grazie, grazie, grazie. Dio meraviglioso, sei un Dio meraviglioso, Padre Santo, sei meraviglioso. Voglio benedirti con tutto il mio cuore, alleluia, per la forza che mi dai, per la gioia che mi dai, per l'entusiasmo che mi dai, per il desiderio di studiare la tua parola e di pregare ancora da quando ero ragazzo fino adesso. E ancora lo voglio fare finché vivrò con tutto il cuore. Ti prego, Padre Santo, nel nome di Gesù di Nazareth, il Messia, nostro Redentore, per la grazia tua. Amen, amen e amen. Voglio leggere prima di iniziare il Salmo 32, appunto, che ci insegna un pochettino la preghiera. Perché a volte non sappiamo nemmeno come pregare, da buoni cristiani, molte volte non sappiamo nemmeno come pregare. Alleluia. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me e il mio vigore inaridiva come per arsura di estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre tu puoi essere trovato.
e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Alleluia! Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! Alleluia! Gioite voi tutti che siete retti di cuore. Il Signore ha detto: beati pure di cuore, perché vedranno Dio. Allora noi, quando ci mettiamo a pensare, e pensiamo che non siamo più puri di cuore perché abbiamo peccato, e allora cosa facciamo? Ci allontaniamo dal Signore e non ci rendiamo conto che il nostro Dio è anche un grande perdonatore, è il Dio delle misericordie. Alleluia! Ed è veramente meraviglioso poterlo invocare. E poi, quando arriva la risposta di Dio, allora veramente è meraviglioso, con tutto il cuore, ascoltare come Dio ci riabilita. Alleluia, 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 e poi ci fa crescere. Infatti il Vangelo prima Gesù, nel Vangelo è scritto che prima Gesù ci invita, prima ci invita, poi ci forma, ci informa, poi ci forma, poi ci manda, alleluia, dopo che ci ha fatto l'esame di ammissione, amen, ci manda, e poi ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il mio Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, e chi non avrà creduto sarà condannato. Noi siamo di quelli che dobbiamo credere, assolutamente dobbiamo credere, perché Dio è veramente meraviglioso e lo vogliamo benedire con tutto il nostro cuore. Alleluia. Molti considerano il Vangelo solo un tesoro da conservare. Non considerano il Vangelo un libro da studiare. Alleluia. E poi impararlo. Alleluia. E poi pregare il Signore continuamente, perché ci dona la forza per mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, tutti i suoi consigli. Alleluia. Molti considerano il Vangelo, abbiamo detto, che così, soltanto per ricevere qualche cosina di buono, ma non si rendono conto che il Vangelo è quello che ci trasforma la vita, ci cambia il cuore. Alleluia. E così, con il cuore che non era puro, il Signore ci purifica col suo sangue prezioso, e dopo noi purificati col cuore, trasformati di persona, alleluia, con la nuova nascita, noi saremo uomini nuovi, e poi possiamo pregare, possiamo aiutare gli altri, possiamo agire facendo buone opere. Alleluia. Molti vanno, quest'acqua del fiume, è un fiume di acqua viva che scende dal cielo, alleluia, e molti vengono a questo fiume ad attingere l'acqua con il vaglio, alleluia, che l'acqua non la trattiene, amen? E allora vanno a casa a mani vuote. Ma quando tu apri veramente il tuo cuore, col secchio del tuo cuore, alleluia, cioè proprio lo abbassi, lo immergi nell'acqua, e poi prendi l'acqua, prendi la rivelazione, la prima di quella che viene e l'ultima di quella che va, e dopodiché tu ti senti veramente cambiato, trasformato ogni giorno, e migliorerai sempre di più, trasformato migliorerai e crescerai nella santificazione. La santificazione non è la perfezione. La santificazione è la formazione progressiva del carattere cristiano. Quando studiamo il Vangelo, passeremo dal meglio al migliore, dal migliore all'ottimo, dall'ottimo all'eccellente.
dall'eccellente passiamo all'eccellente fino alla perfetta statura dell'uomo in Cristo. Ed allora sarà veramente meraviglioso appartenere al Signore, vivere la vita cristiana. Alleluia, come ci insegna il Vangelo. Su tre pilastri base si basa la parola del Vangelo. Chiedete, vi sarà dato. Cercate, troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa. Allora ecco, il Signore è pronto a risponderci. Quando noi leggiamo il Vangelo, è Cristo che ci parla di persona. Alleluia! Perché oltre a che ha dato la sua giovane vita per noi, che ha versato il suo sangue preziosissimo per noi, per riscattarci da ogni male, alleluia, per liberarci da ogni oppressione, per guarirci da ogni malattia, alleluia, poi anche con le sue piaghe che lui ha ricevuto attraverso la flagellazione, può guarire tutte le nostre infermità, come dice l'apostolo San Pietro: per le sue lividure noi otteniamo guarigione. Ed è veramente meraviglioso sapere queste cose, poi viverle. E come possiamo viverle? Soltanto quando noi le mettiamo in pratica. Perciò il Signore ci aiuta. Così l'innocenza perduta, alleluia, con il peccato, Dio ce la ridona man mano, con la santificazione. Questa è la nostra preghiera. E io ringrazio il Signore che dà la possibilità al fratello Cataldo, alleluia, veramente di trasmettere questa staffetta di preghiera con tanti pastori e con tanti servi del Signore, che noi ci uniamo con un solo scopo: cercare di fare conquista per le anime e portarle al Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua giovane vita per noi. Abbiamo detto che ci ha comprati con il suo preziosissimo sangue. Alleluia, Signore, fa che noi veramente doniamo tutto il cuore a te e veniamo ad attingere quest'acqua al fiume della vita. Alleluia, perché noi possiamo crescere interiormente, possiamo crescere la famiglia, possiamo crescere sul lavoro, possiamo crescere negli studi, possiamo crescere nella società, possiamo crescere nella comunità dove frequentiamo, alleluia, e così si cambia anche la società, e man mano si può cambiare, addirittura le nazioni possono cambiare, soltanto con la potenza del Vangelo. Perciò dobbiamo studiare il Vangelo, cari cristiani. Abbiamo bisogno di studiare il Vangelo per crescere nell'amore, nella carità, per vivere la carità e per vivere la comunione, alleluia, fraterna, e la comunione con Cristo, la comunione con Dio, insieme, quando noi ci riconosciamo peccatori. Ricordatevi la preghiera, lo studio della preghiera. Alleluia, lo studio e la preghiera sono due basi fondamentali che noi non dobbiamo mai trascurare ogni giorno nella quotidianità. Il re Davide pregava 3 volte al giorno, pregava la sera, la mattina e a mezzogiorno. Daniele pregava 3 volte al giorno come pregava Davide. Alleluia, la mattina, a mezzogiorno e alla sera. Alleluia. E poi tutti i santi hanno pregato, alleluia, hanno studiato la parola del Signore e hanno pregato, e Dio li ha portati avanti per tutta la vita. E questa è la dinamis, è la potenza di Dio, che ci dona la final perseveranza, ci dona la costanza, alleluia, per fare la volontà del Signore. È meraviglioso veramente il lavoro dello Spirito Santo, che con tanta pazienza, alleluia, ci insegna la parola, alleluia, ce la fa memorizzare, alleluia, ce la fa interiorizzare nel cuore, e poi quando noi l'abbiamo compreso ci dona la forza per metterla in pratica. Amen.
non ti chiede di portare 50 kg quando tu non riesci a portare nemmeno 10 kg. Non ti preoccupare, comincia a portare i 10 kg, poi man mano crescerai e non sarai mai spentato al maggior delle tue forze. Amen. Perciò con la preghiera e con lo studio, se tu prendi il tuo peso, alleluia, e allora tu crescerai. E poi ciascuno prende il suo peso e impareremo la parola del Signore, impareremo la comunione e impareremo a crescere nella santificazione. Una benedizione speciale, alleluia, per questo programma televisivo che il Signore veramente lo deve provvedere abbondantemente, alleluia, e deve essere un fiume che straripa dai margini, alleluia. E che possa veramente raggiungere, allagare, alleluia, ogni territorio, alleluia, dove si entra a proclamare il Vangelo. Soprattutto questa sede, una benedizione speciale, alleluia, e anche per il fratello Michele Cesare, perché è veramente un grande uomo di Dio, alleluia. Dio lo deve proteggere, deve proteggere la sua casa, il suo lavoro, il suo impegno e ci deve dare la finale perseveranza. Questa è la mia preghiera. Posso farlo perché sono all'ottantesimo anno e come persona anziana posso fare anche una benedizione per tutti voi. Alleluia. La faccio prima in ebraico, prima che chiude i 15 minuti, ci manca ancora un minuto. Alleluia. La faccio prima in ebraico. Yevarech echa Adonai ve'ish mereka. Yaher Adonai panaveleka. Vikuneka. Issa Adonai panaveleka. Ve'assem leka shalom. Poi l'apostolo San Paolo la trasforma in greco. E caris tu Kyrio Iesu Christo, kai agape tu teu, kai koinonia tu agio, pneumatos, meta panta iumon, che sarebbe poi la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, nostro Padre Celeste, alleluia, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi e con il lavoro e con i programmi della televisione. Alleluia, parole di vita. Alleluia, un abbraccio a tutti voi, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Alleluia, a tutti coloro che hanno in cuore di donare per quest'opera perché possa continuare a trasmettere la potenza del Vangelo in tutte le estremità della terra. Dio vi benedica abbondantemente e vi conceda i desideri del suo cuore e del vostro cuore. Amen, amen e amen. Prego, ti seguiamo, Antonio. Pastore, mi Bene, senti? grazie. Io ti sento bene, tu mi senti? Bene, hai 15 minuti, prendiamoli per pregare, Benissimo. coinvolgiamo tutti coloro che sono a casa, dovunque, dico casa per dire possono essere in macchina dove sono, e Certo. insieme accorpiamoci per cercare il Signore. Prego. Certo, sono un po' giù di voce, comunque spero che si senta bene. Abbiamo tutti a cuore, come tu hai giustamente pregato, la nostra nazione, l'Italia, la Chiesa italiana, il popolo italiano. Siamo qui per benedire come Chiesa questa nazione. E vorrei toccare brevemente il tema della preghiera profetica, cioè vorrei fare una preghiera profetica, diciamo, avvalendomi del principio della scrittura che dice degli uomini hanno parlato da parte di Dio, che è in seconda Pietro. Pietro dice che abbiamo una scrittura, la Bibbia, che è la parola profetica. E consiste nel fatto che degli uomini hanno parlato da parte di Dio. Quindi noi ogni domenica e ogni volta che si predica la parola, si amministra un carisma di profezia o quello che è, ci sono uomini che parlano da parte di Dio. Ecco, io diciamo, credo che questo è il tempo della Chiesa profetica, una Chiesa che prende le parole di Dio e le profetizza e le proclama, no? Abbiamo tante promesse nella scrittura e quindi io credo che sia
per il bene di questa nazione, per il bene quindi della Chiesa che è in questa nazione e per il bene di tutta la nostra nazione, noi possiamo pregare per un risveglio, possiamo pregare con le parole di Dio che sono nella Scrittura, le possiamo proclamare per il risveglio di questa nazione. Io credo che Dio ama l'Italia, ovviamente, se siamo qui c'è un proposito. E credo che ci sono parole nella scrittura per l'Italia, come per ogni altra nazione. Una delle parole che possiamo attraverso le quali possiamo pregare in questo momento si trova in Matteo 4. Matteo 4, 16 e 17, o meglio, sì. Matteo 4, 16, 17 è una parola profetica che l'Evangelista Matteo prende da Isaia, ma noi vogliamo profetizzarla per l'Italia, perché riguarda anche l'Italia, non solo il popolo che stava, come dice la Scrittura, nel paese di Zabulon e nel paese di Neftali. E dice la Scrittura: il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Ecco, io vorrei profetizzare con una preghiera profetica che il popolo italiano che purtroppo sta nelle tenebre, io vorrei pregare con le parole della Scrittura dicendo che ha visto una gran luce e vedrà una gran luce. La luce del Signore splenderà in questa nazione. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, che sono in questo momento purtroppo in una via che non ha speranza, però una luce si è levata, dice Matteo 4,16, una luce si è levata. E poi il verso 17 dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Allora, questi due versetti io credo che ci dicano, possiamo dire, qual è il tipo di luce, quando si leva la luce, quando si alza, quando si manifesta la luce dello Spirito Santo in una nazione, cosa succede? Succede che viene il ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi il ravvedimento come frutto quindi di una manifestazione dello Spirito Santo. Ecco, allora noi come Chiesa siamo testimoni, non convinciamo nessuno, ma chi convince però è lo Spirito Santo. Allora la testimonianza della Chiesa è importante, Padre, noi preghiamo anche per la Chiesa italiana che sia una luce, che non sia una Chiesa teorica, una chiesa nominale, ma che sia effettivamente una luce per questa nazione e quindi una luce come testimone, chiesa, dopodiché viene la luce dello Spirito Santo che convince il popolo che stava sulle tenebre. E noi preghiamo per il popolo che oggi è nelle tenebre, in questa nazione, perché una luce. Questo popolo ha visto una gran luce e su quelli che erano nelle contrade, nell'ombra della morte, una luce si è levata. Ebbene, quindi che lo Spirito Santo quindi produca il frutto di questa luce. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E quindi noi possiamo, io credo, con queste parole, che non sono le nostre parole, sono le parole di Dio nella sua scrittura, possiamo profetizzare, applicare, proclamare in questo tempo, in questa nazione, un tempo di ravvedimento, un tempo di ravvedimento per questa nazione, magari anche dalla Chiesa, che ha bisogno di ravvedimento, che tutti noi abbiamo bisogno di ravvedimento. E quindi, Signore, venga questo ravvedimento per opera dello Spirito Santo, perché il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli si manifesterà in questa nazione. E questo vogliamo profetizzare insieme.
Mi sentite? Non ti vedo più. Mi sentite? Ok, perfetto. Benissimo. Quello che il Signore Gesù, ora fare un riassunto è molto difficile, però una delle cose più importanti che il Signore Gesù ha fatto col suo ministero è stata quello di iniziare un grande risveglio spirituale. E noi abbiamo bisogno di un grande risveglio spirituale. A quel tempo c'era già l'ermeneutica biblica del tempo, c'era già una escatologia biblica giudaica, a quel tempo c'era già la teologia, c'erano già le scuole teologiche, c'erano già anche varie correnti teologiche, c'era una grande conoscenza della scrittura. Però Gesù si incontra con Nicodemo. E gli fa capire che c'è bisogno di una nascita spirituale, altrimenti il regno non si vede e non si vive. Ecco, quindi l'importanza, anche oggi, che c'è sicuramente una grande conoscenza, sicuramente in questo paese, Italia, ma abbiamo bisogno di una manifestazione reale, potente dello Spirito Santo, del frutto dello Spirito Santo, di una manifestazione gloriosa dello Spirito Santo. Allora prendo un altro versetto, Isaia sempre, e lo vogliamo insieme profetizzare per questa nazione. Io ci credo fortemente alla preghiera profetica, alle parole di Dio, non alle mie parole, ma alle parole di Dio che possiamo profetizzare in questo paese. Quando Dio ha parlato, le cose sono successe. Dio disse e le cose furono, vennero all'esistenza. Quindi la parola di Dio ha una grande potenza anche oggi. E quindi come chiesa profetica, come profeti di questa epoca, come la chiesa è la chiesa profetica di questa epoca, profetizziamo allora Isaia 35, 1 e 2, che è un'altra parola che Dio ha pronunciato e la vogliamo profetizzare. Il deserto e la terra arida si ralleveranno. Ecco, se c'è un deserto in questo paese, che magari è un paese relativamente benestante, ricco, ma se c'è un deserto spirituale, sicuramente ci sono deserti nelle famiglie, ci sono deserti delle vite spirituali, delle persone interiori. C'è un deserto in questo paese spirituale. Abbiamo bisogno di risveglio. Allora profetizziamo che il deserto e la terra arida si ralleveranno. Ecco, se qualcuno insieme a me che mi ascolta, che mi vede, lo vuole pronunciare insieme a me, noi stiamo profetizzando la parola di Dio per questa nazione. Ebbene, per l'Italia il deserto e la terra arida si ralleveranno. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti di esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Lo profetizziamo per l'Italia. Quindi l'Italia, il suo deserto e la sua terra arida si ralleveranno. La solitudine gioirà, non ci sarà più solitudine, fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Sharon. Italia, essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Ecco, lo vogliamo chiedere, profetizzare, proclamare nel nome di Gesù di Nazareth. Amen.
Ecco, non so se il mio tempo è concluso, probabilmente sì. Altrimenti No, vai avanti, tranquillo, Michele. tranquillo, è stato bellissimo e siamo contenti. Era proprio quello che dicevo prima io sui salmi da pregare. Non so se hai Ottimo, non ti ho seguito. sentito, non ti ho seguito, ma lo Spirito Santo ci ha guidati, gloria a Dio. Sì, no, voglio dire, io prima ho detto che per imparare a pregare, chi non sa pregare può leggere alcuni salmi, alcune cose che sono nella parola del Signore. Ci sono sei salmi in particolare che la Chiesa primitiva usava come preghiera per imparare a pregare e sono preghiera secondo la parola di Dio. È un invito esattamente come quello che hai detto tu, per dire se non si sa pregare, è bene pregare secondo la parola di Dio piuttosto che ripetere litanie che non dicono niente, perché diventiamo apatici e non vediamo mai risposte. Non so se mi sono spiegato. Perfettamente. Lo avevo appena detto, lo avevo detto prima che tu saresti stato insieme con noi subito dopo il fratello Biagio che ha letto il Salmo 32. E ho spiegato questo passo perché noi siamo chiamati a pregare, ma dobbiamo anche, come servi del Signore, istruire il popolo di Dio come pregare attraverso esempi pratici che possono poi pregare e vedere i risultati che accadono nella loro vita, nella loro casa, nella loro famiglia. Ed è proprio questo. Precedentemente ho dato questi sei salmi dicendo di prendere la carta, di prendere la penna e di scriversi questi salmi, come hai fatto tu in questo momento, che non eri presente, però lo Spirito Santo ci guida. Ed ora ho chiesto alla regia, man mano che facevamo questa spiegazione, di metterli bene evidenziati perché non, per chi non è riuscito, non è riuscita a poterli scrivere, di rimetterli per dire quando preghi, non sai come pregare, prega con la parola di Dio, Con la perché parola. molti hanno imparato solo il Padre nostro, e beh, ma non è solo quello, il Padre nostro è un tracciato, è la base della nostra preghiera, come dobbiamo pregare, ma non è una ripetizione meccanica che alla fine non dice niente, non so se mi spiego. Certo, certo. Bene, ti voglio ringraziare che lo Spirito Santo continui a servirsi di te, della Chiesa dove tu sei, si continui a servire di questi insegnamenti che noi diamo sulla base della parola di Dio, perché è molto Amen. importante. Noi dobbiamo formare il popolo di Dio con la parola di Dio e perciò stiamo tranquilli perché il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio non passa. E perciò noi ci poggiamo su di essa perché, come tu hai spiegato prima, è ispirata dallo Spirito Santo. Abbiamo l'autore sempre insieme con noi, pronto a spiegarci la giusta interpretazione di quello che noi stiamo leggendo, stiamo meditando o stiamo ascoltando. E non ci sono molti libri che l'autore è presente. Ma qui abbiamo questa eccezionale, meravigliosa promessa del Signore, lo Spirito Santo che ci guida e ci porta a comprendere la parola mentre noi la leggiamo, l'ascoltiamo, la meditiamo e ci dà la giusta interpretazione per il momento che noi siamo davanti alla parola del Signore. Ebbene, Amen. ti voglio ringraziare e voglio anche poi ridare a te che sei a casa i salmi che ti possono essere di aiuto per iniziare a pregare. La preghiera secondo la parola di Dio, il fratello l'ha ben spiegato, perciò segnati questi salmi, fai una foto sulla TV. Quando desideri pregare, quando senti di pregare,
Serviti di questi salmi per pregare secondo il tuo stato d'animo e lo Spirito Santo ti guida perché egli ti dà la giusta interpretazione e vedrai dei risultati nella tua vita. La preghiera secondo la parola di Dio, te ne dico soltanto sei, ma ce ne sono tanti altri come il fratello ci ha insegnato. Salmo 6, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Bene, spero che tu sia riuscita a segnarti questi salmi. Con l'aiuto che il Signore ha guidato anche il fratello, comprendi bene quanto è importante pregare secondo la parola di Dio. Se sei tra quelli che dici soltanto parole meccanicamente per piacere, allinea il tuo cammino secondo la parola di Dio, perché avrai l'aiuto dello Spirito Santo, che ti fa comprendere come pregare e vedrai delle risposte nella tua propria vita. La prima cosa che cominci a vedere che cambia è la tua vita, per poter testimoniare che è vero quello che dice la parola, perché lo hai sperimentato. Noi, quando testimoniamo del Signore, non dobbiamo portare testimonianze di seconda mano, sempre di prima mano. Quelle di seconda mano le diciamo, ma sono quelle di prima mano che ci rendono forti nel Signore. Benissimo. Ora abbiamo fratello Carmine, credo che sia già in linea. Pace, mi senti? Pace, pastore, sì. Voi mi Benissimo. sentite? Anche tu hai un quarto Gloria d'ora a e Dio. Va bene. non sforare, ti seguiamo perché abbiamo una bellissima lista di fratelli che andiamo avanti così. Dio ti benedica, ti Gloria a Dio. seguiamo. Alleluia. Amen. Amen. Grazie, caro pastore. Pace a tutti, del Signore una gioia essere sempre nella presenza del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. Si è parlato di salmi, gloria al nome santo del Signore, e ho ricevuto la giusta risposta che il mio cuore egli chiedeva, pregando in questo giorno, in questa settimana, e di salmi ancora in questa sera. Noi parleremo con l'aiuto del Signore e con la guida dello Spirito Santo. Con l'aiuto del Signore vorrei leggere un solo verso nel Salmo 46, il primo verso. Gloria al Signore. A Dio sia la gloria. Dio è per noi un rifugio, è una forza, un aiuto, sempre pronto nelle difficoltà. Grazie, buon Padre nostro celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, Signore, che anche in questo momento, in questa giornata, Signore, di staffetta di preghiera, Signore, tu hai iniziato a parlare e continuerai fino al termine, Signore, parlerai in ogni cuore, sia la potenza, l'unzione, la guida, la pienezza dello Spirito Santo, Signore, metti tu le tue parole nella bocca dei tuoi servi, oh Signore, e ungi dall'alto per mezzo del tuo Santo Spirito, in Cristo Gesù. Benedetti in eterno. Amen. Gloria al Signore, realmente non solo in questi salmi, ma in questo salmo che il Signore, mediante lo Spirito Santo, ha messo nel mio cuore, perché in questa settimana ho ricevuto tante, tante richieste di preghiera, amici, parenti, fratelli, sorelle, credenti e non credenti, anche per familiari, per i propri figli, per tanti coloro che stanno soffrendo. Dio per noi è un rifugio, il nostro Dio è una forza. Il nostro Dio, egli ci sostiene. Il nostro Dio è un Dio grande e meraviglioso, un Dio che prende cura di tutti i suoi figlioli e di tutti coloro che sperano e confidano in lui con tutto il nostro cuore. Sapere che Dio è il nostro rifugio, egli ci permette di fidarci di lui più liberatamente, non importa quali siano le nostre circostanze della nostra vita, ma il posto più
più sicuro, dove possiamo stare, è sempre al centro della volontà del nostro buon Padre Celeste. Egli promette di essere il nostro rifugio, il nostro aiuto e la nostra forza. Egli stesso, il nostro Signore, ci dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gloria a Dio, che meraviglioso Signore abbiamo, amiamo, onoriamo, lodiamo e serviamo con tutto il nostro cuore. Dobbiamo sapere che il nostro Dio è uno specialista che lavora nelle nostre vite, in mezzo alle tempeste. Egli ci dà la via di uscita, ci aiuta sempre a vincere ogni giorno della nostra vita. Avviciniamoci a Lui per trovare la grazia in un aiuto tempestivo. Gloria al Signore, questo è il nostro Signore, cari nella grazia. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto. È scritto negli Ebrei 13:5-6: io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Il Signore, egli Signore sostiene i suoi figlioli ogni momento della sua vita. Se noi crediamo, confidiamo, abbiamo piena fiducia in Lui, crediamo alle sue promesse, sarà qualsiasi situazione che affronteremo nella nostra vita, che saranno poco piacevole, noi sappiamo che abbiamo un Dio meraviglioso, un Dio che compie opere grandi e meravigliose, segni, prodigi e miracoli. Dio è il nostro rifugio. Gloria al Signore, è per noi un rifugio. Il Signore, egli, a volte abbiamo problemi, a volte gravissimi problemi. Può sembrare che è possibile, tutto va a rotoli, tutto non va bene. Il Signore non ci ascolta, il Signore non interviene. L'Iddio della Bibbia che noi serviamo, egli con la sua mano opera grandemente segni, prodigi e miracoli. Gloria al Signore. È impossibile andare avanti senza l'aiuto del Signore, ma grazie al nostro Padre Celeste, non solo egli è il nostro rifugio, non solo ci salva, ma egli ci cura perfettamente. Egli è il nostro medico, egli è il nostro specialista, egli è il nostro professore, egli è il nostro altro rifugio. Dio è il nostro rifugio, un posto sicuro. Dove possiamo trovare un posto sicuro se non solo in Cristo Gesù? È proprio in questa staffetta di preghiera, in questa giornata, ma non soltanto, ma ogni giorno, cari nella grazia, dobbiamo veramente pregare, accostarci al Signore, fare un passo di fede, credere con tutto il nostro cuore. Sappiamo che la preghiera è importante per un cristiano, la preghiera è preziosa, la preghiera esaudisce ogni richiesta fatta dal profondo del cuore o di qualsiasi persona che si accosta al Signore con fede, perché è scritto anche negli Ebrei 11:6: senza fede è impossibile piacergli a Dio. Gloria al Signore. Il Signore non solo è il nostro rifugio, gloria al nome santo dell'Eterno, egli è la nostra forza, gloria al nome santo dell'Eterno. Quando ci sentiamo scoraggiati, afflitti, quando pensiamo che tutto ci stia andando male, quando le forze ci vengono male, vengono meno, il Signore è pronto a rialzarci, è pronto a ristabilirci, è pronto ad aiutarci. La vita spesso ci riserva dei momenti che non vorremmo vivere, vorremmo passare oltre senza essere sfiorati, ma la nostra preghiera rivolta al Signore Gesù con tutto il nostro cuore: Signore, darci la forza di superare questi momenti difficili o poco piacevoli. Se noi speriamo il Signore, egli ci dona la forza. È scritto in Esodo 15:2, il cantico trionfale di Mosè: l'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stata la mia salvezza.
se le nostre forze vengono meno. A volte le nostre forze non ce la facciamo, gridiamo al nostro Signore Gesù. Egli è scritto nel Salmo 50, il verso 15, invocami, invocami con tutto il tuo cuore nel giorno delle tue difficoltà, perché io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai. Gloria al Signore. Se noi speriamo nel Signore con tutto il nostro cuore, o noi, come dice il profeta Isaia 40, 29, 31, quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questo è il Dio della Bibbia, il Dio meraviglioso, è il nostro rifugio, è la nostra forza, gloria al Signore, ma anche è il nostro aiuto. Quando spesso non ce la facciamo, il nostro buon Padre Celeste è sempre pronto ad aiutarci. Chi è in Cristo Gesù nei momenti difficili, egli non è solo o non è mai da solo affrontare i momenti più bui della sua vita. Ha sempre l'aiuto di Dio, ha sempre il Signore al suo fianco, ha sempre il Signore che lo sostiene per la mano, perché Dio ci ama, Dio ti ama ed egli vuole che tu sia con Lui, tu che ti avvicini a Lui, tu credi in Lui con tutto il tuo cuore. Affidati al Signore Gesù, affidati al Signore, fai un passo di fede, credi con tutto il tuo cuore. Stai attraversando la valle di Baca, la valle della sofferenza, del pianto, della malattia, la tua situazione è impossibile per mettere in effetto, sarà una situazione molto grave, solo il Signore può liberarti. Se tu ti affidi al Signore con tutto il tuo cuore, egli sarà il tuo rifugio, la tua forza e sarà il tuo aiuto. Se stai affrontando questa situazione grave, una situazione stravolgente, ricordati che abbiamo l'Iddio dell'impossibile, a quale puoi gridare con tutto il tuo cuore. Sì, Dio è il mio rifugio, è il tuo rifugio, è il nostro rifugio. Il Signore Gesù vuole che noi lo amiamo, lo serviamo, ci consacriamo a Lui. Fratelli cari, sorelle, amici cari, il Signore sta per ritornare. Gesù è vicino. Vogliamo essere uomini e donne consacrati non soltanto a Lui, ma anche alla preghiera. La preghiera è la base fondamentale di ogni vero singolo credente. Se noi preghiamo, chiediamo con tutto il nostro cuore, egli, il Signore, ce la donerà. Se noi gridiamo a Lui, il Signore interverrà. Se tu credi con tutto il tuo cuore, il Signore sarà il tuo aiuto. Io e tutti quanti noi, senza l'aiuto del Signore, non potremo mai fare nulla, perché è scritto in Giovanni 15:5, voi senza di me non potete fare nulla. Vuoi cercare aiuto al Signore? Invocalo dal profondo del tuo cuore. Come il salmista diceva nel Salmo 121, io alzo gli occhi ai monti per vedere da dove mi verrà l'aiuto. L'aiuto mi viene dato dal Signore, colui che ha fatto il cielo e la terra. Gloria al Signore. Dio per noi è il nostro rifugio. Egli, Signore, darà forza al suo popolo. Egli, l'Eterno, benedirà il suo popolo donandogli pace. Credi con tutto il tuo cuore, fai un passo di fede al Signore e tu vedrai la gloria di Dio manifestarsi non solo nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia, perché Dio ti ama e Dio vuole far parte della tua vita, perché egli sta bussando alla porta del tuo cuore. Gesù ritorna, prepariamoci. Sei tu pronto per incontrare il Signore? Se non hai fatto ancora questo passo di fede al Signore, oggi è il tempo favorevole.
Oggi è il giorno della grazia, come scritto allo scrittore sacro Ebrei 3, dal 7 a 8, poiché, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Signore, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Tu sei un Dio meraviglioso, un Dio che salva, un Dio che libera, un Dio che battezza, un Dio che guarisce, Signore. Tu sei il nostro rifugio, tu sei tutto per noi, oh Signore, e ti preghiamo, Signore, per quanti coloro, Signore, stanno ascoltando, Signore, e stanno ricevendo, Signore, il seme della Tua parola, Signore. Fa che quel seme, Signore, germoglia e porta frutto, Signore, alla Tua gloria, per l'edificazione delle anime nostre. Signore, benedici, Signore, ancora, Signore Dio, il Tuo popolo, la Tua Chiesa, benedici il corpo pastorale, Signore, caro pastore e caro fratello pastore, conservo Cataldo Petrone, insieme alla sua famiglia, tutto lo staff di parole di vita, oh Signore, tutti gli ammalati, Signore, uno per uno, se ci sono tuoi servitori, Signore, i tuoi figlioli, e ti presentiamo anche per coloro che non conosciamo, intervieni, perché noi crediamo alle tue promesse, e le tue promesse hanno il loro sì e amen. Grazie, Signore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pastore, grazie, Dio ti benedica e ci guidi sempre lo Spirito Santo mentre proseguiamo. Pace, Dio ti benedica. Pace, grazie al Signore Gesù. Amen, pace a voi. Voglio per un attimo rileggere i sei salmi che abbiamo detto prima, perché forse qualcuno non è riuscito a scriverlo. Impariamo a pregare secondo gli insegnamenti della parola di Dio, perché così vedremo dei grandi risultati spirituali nella nostra vita, perché Dio onora la sua parola, la preghiera secondo la parola di Dio. Ce ne sono tanti di salmi, questo è soltanto l'inizio. Man mano che avremo insegnamenti, come li abbiamo sempre il martedì sera, il venerdì sera, il sabato sera, negli insegnamenti viene dato l'insegnamento come pregare secondo la Bibbia per vedere risposte di Dio. Dio è il nostro rifugio, e quando noi andiamo, Egli è il rifugio della nostra mente, della nostra anima, del nostro spirito, del nostro corpo, della nostra famiglia, dei nostri affari, di tutto e di più. Perciò noi dobbiamo allineare le espressioni nostre verso di Lui, secondo Lui ha permesso che sia scritto nella sua parola. Non dobbiamo camminare in una religione secondo noi, in un sistema religioso. Dobbiamo camminare allineando la nostra vita nelle direttive che vengono dalla parola di Dio in ogni circostanza della vita. Ci sono indicazioni più che sufficienti, tutto quel che riguarda in materia di fede, per il nostro cammino, per tutta l'umanità. Tutti gli insegnamenti sono nella parola di Dio, perciò basta scavare, scendere in profondità. Il pozzo è profondo, non ci basta una vita per comprenderla, seppure ci stiamo tutti i giorni. Perciò questi sono gli insegnamenti che Cristo ci ha lasciato, e noi cristiani questi insegnamenti dobbiamo seguire e istruire. Andate, ammaestrate tutti i popoli con la parola del Signore. Ecco, ti voglio rileggere i salmi che forse non hai letto, non sei riuscita a leggerli, te li ripeto. Fai una foto sulla TV per cortesia, così te li memorizzi e quando preghi cominci a pregare come ti insegnano questi salmi. Salmo 6, Salmo 38,
Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Così facevano i cristiani del primo secolo per imparare a pregare. Li usavano nelle loro chiese. Facciamo anche noi così, come il fratello ci ha pure spiegato. Bene, credo che abbiamo il fratello Dario dell'Esercito della Salvezza. Pace, mi senti? Pace, sì. Bene, hai un quarto d'ora anche tu, perciò sì. Inquadrati un po' meglio perché ti taglia la testa. Hai la testa tagliata. Noi ti vogliamo vedere in primo piano. Va bene, così va bene. Sì, va grazie. Bene. Ti sì. Sentiamo, prova a parlare. Sì, pace, a posto. Prova a parlare, sento un rimbombo, c'è qualche cosa accesa forse, o forse sono io. Non lo so, io non ho niente. Va bene, allora mi toglie la regia, se mi toglie così vai avanti tu, 15 minuti. Sì, sì, certo. Allora, in queste domeniche, diciamo a cominciare da ieri, abbiamo cominciato nella chiesa che curo una serie di studi, diciamo, di messaggi, mezzi studi biblici su Lettera ai Romani al capitolo 12. Io vi leggo solo i versetti e voglio applicarlo anche alla preghiera. Appunto nell'Epistola ai Romani al capitolo 12, versi 9 a 13, dicono così: l'amore sia senza ipocrisia, abolite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. E quello che mi ha colpito di più in questo brano, tutto, ovviamente tutto è da meditare sicuramente, ma è il fatto che dice al versetto 11: quanto allo zelo, non siate pigri. Cioè, noi credenti dobbiamo essere zelanti, no? Non dobbiamo essere pigri in quanto alla nostra vita di fede, ovviamente. Ma questo si applica anche, ovviamente, a tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi noi, che siamo credenti, salvati per grazia, dobbiamo vivere a livello quotidiano in un modo da non essere pigri nello zelo, ma dobbiamo essere zelanti, dobbiamo essere ferventi nello spirito, dobbiamo essere, il nostro spirito deve bollire, no? Perché? Dobbiamo essere ferventi nello spirito perché c'è un mondo che muore intorno a noi e noi dobbiamo esprimere tutto il nostro amore anche fermento nello spirito ed essendo zelanti. Per fare che cosa? Per portare gli altri sicuramente al Signore e per pregare. Dobbiamo essere zelanti, non dobbiamo essere pigri neanche nella preghiera. Dobbiamo ricordarci che il tempo non è nelle nostre mani. Il tempo è qualcosa che passa. Ogni minuto, ogni secondo che noi passiamo lo possiamo sprecare o lo possiamo utilizzare in un modo costruttivo. Questo non vuol dire che non ci siano anche momenti in cui andiamo a riposo, ci riposiamo, dormiamo e altre cose, ma in qualsiasi cosa che facciamo dobbiamo impegnarci a fare ogni cosa con lo zelo, no? Senza sprecare il tempo che ci è messo a disposizione. E così anche quando preghiamo. Dobbiamo pregare usando la diligenza
È vero, noi siamo liberi, abbiamo la libertà spirituale, lo spirito ci dona la libertà, ma dobbiamo anche fare le cose con un certo ordine, come ci guida il Signore sicuramente, ma con un certo ordine. E dobbiamo renderci conto, sicuramente, tra le varie cose, che il tempo che abbiamo è un dono prezioso, e dobbiamo stare attenti a non sprecare il tempo che abbiamo. E sicuramente il tempo, come dire, dedicato alle cose del Signore non è mai tempo sprecato. Possiamo avere tante persone che ci seguono, poche persone che ci seguono, ma non è importante. La cosa più importante è che seguano il Signore. E noi abbiamo, ognuno di noi, il nostro compito da fare sulla faccia della terra, e sicuramente uno dei compiti importanti è pregare, metterci in ginocchio, a volte letteralmente, ma soprattutto con tutto il nostro cuore, metterci in ginocchio davanti al Signore. Essere zelanti è anche questo, sederci, metterci in ginocchio, pregare, chiedere, intervenire, mostrare l'amore verso il prossimo, che non vuol dire solo ah io ti amo, o come si mostra l'amore per dire nei confronti dei coniugi, ma un amore vero che cerca di portare le persone nel posto più sicuro, che è alla presenza del Signore. È importante essere zelanti, non essere pigri per quanto riguarda anche la preghiera. E questo è un momento, penso, particolarmente benedetto, perché possiamo pregare. Ci sono tanti pastori già prima di me, e poi ci saranno gli altri che continueranno in questa staffetta di preghiera. E poi, a parte la staffetta, ognuno di noi ogni giorno ha una possibilità di pregare, in qualsiasi momento della giornata, non importa se lo fate la mattina, di pomeriggio, la sera, più volte al giorno. Ogni volta che abbiamo, diciamo, la possibilità, è importante fermarci e pregare, essere zelanti, non essere pigri, non dire poi faccio questa cosa, perché quella cosa che abbiamo da fare adesso è da fare adesso. Questo ovviamente si applica a tutti gli aspetti della vita. Per chi è impiegato dovrebbe almeno fare le cose usando la testa, per impiegare il proprio tempo in modo migliore nelle ore in cui fa il proprio lavoro. Chi è imprenditore altrettanto, chi è la casalinga altrettanto, chi è genitore lo stesso, ma ancora di più il credente, quando è il momento per dedicarlo al Signore, è importante farlo, è importante pregare, è importante intercedere, è importante mostrare l'amore nei confronti di chiunque, nei confronti di altri credenti che ci circondano, ma nei confronti di chiunque incontriamo lungo la strada della nostra vita. Perché solo così possiamo far crescere, fare in modo, siamo noi che facciamo crescere il regno di Dio, ma fare in modo che il regno di Dio cresca, perché questo è, credo, il compito di ognuno di noi, di ogni credente, far sì che più persone possibili vengano strappate da questo mondo. Lo so, sono termini che magari non credenti non riescono a comprendere, ma che più persone possibili vengano acquistate per il regno di Dio, un regno che non è di questo mondo, non è un regno come i governi che ci sono qui, che oggi ci sono, poi dopo due giorni finiscono, durano 7 anni, 4 anni, no, è un regno che non ha mai fine. E noi facciamo parte, tutti noi credenti facciamo parte di questo grande regno, e dobbiamo tutti essere zelanti nel servire il Signore, nel pregare, nel dedicare il tempo a Lui in ogni occasione, in ogni momento che possiamo farlo. E anche questo, attraverso questo canale televisivo, è un momento prezioso da dedicare all'opera del Signore e da dedicare anche all'evangelizzazione, perché si evangelizza anche pregando per coloro che non conoscono il Signore, pregando per quelli che soffrono, pregando per chiunque ci chieda di pregare, e a volte pregando anche per chi non ce lo chiede, perché magari non sa, non si rende conto di aver bisogno della preghiera e dell'intervento del Signore. Che il Signore ci aiuti veramente ad avere sempre uno zelo, soprattutto quando si tratti di pregare per chiunque e per qualsiasi circostanza
che troviamo davanti lungo la strada della nostra vita e per qualsiasi persona che incontriamo ovunque sulla faccia della terra, dove ci troviamo in questo momento, dove il Signore ci manda o ci manderà lungo la nostra strada. Che il Signore ci possa benedire e dedichiamo appunto un tempo alla preghiera. Preghiamo insieme e ricordiamoci il tempo che c'è, scorre e non torna. Quindi dedichiamo le priorità, dedichiamo le cose giuste al Signore, diamo la priorità a Lui, perché quello che possiamo fare oggi forse non potremo farlo fra 2 ore o fra 1 giorno o fra 1 mese, perché quel tempo non torna più. Non è una cosa per scoraggiare, una cosa anzi per incoraggiarvi e per incoraggiarci tutti a fare sempre di più per avanzamento del Regno. Preghiamo. Signore Padre d'amore, grazie per la tua presenza, grazie perché tu ci dici anche di essere ferventi, di non essere pigri nel servirti, oh Signore, di non essere pigri nella preghiera, oh Signore, ma di essere sempre zelanti e di far sì che il tuo regno possa avanzare intorno a noi, in noi e intorno a noi, oh Signore. Grazie per questo giorno, oh Signore, grazie per questi momenti che ci dai, oh Signore, grazie per la tua parola, grazie per la tua presenza, oh Signore, grazie per questo canale televisivo Parole di Vita che offre lo spazio a tante persone, a tanti pastori, oh Signore, di presentare la tua parola, di condividerla con gli altri, di pregare per tante persone che soffrono, oh Signore, c'è tanta sofferenza, oh Signore, noi presentiamo tutti coloro che soffrono e si affidano a noi, li presentiamo davanti a te, oh Signore, perché noi non siamo capaci, non siamo bravi, non siamo potenti come lo sei tu, oh Signore. Tu sei onnipotente e sai anche come e quando rispondere, oh Signore. Noi ti ringraziamo perché tu ti sei rivelato a noi un giorno e ti riveli ancora oggi e in ogni momento della nostra vita, oh Signore. Dacci la grazia sempre di andare avanti, oh Signore, di andare avanti di fede in fede, oh Signore, di guardare sempre e unicamente a te, oh Signore. Benedici la tua opera, oh Signore, le parole di vita. Benedici tutte le chiese sparse nel mondo, oh Signore, tutti i credenti che ci sono ovunque, coloro che soffrono, oh Signore, voglio metterli in modo particolare davanti al trono della tua grazia. C'è tanta sofferenza, oh Signore, c'è tanta miseria, oh Signore, e non parlo di miseria materiale, oh Signore, perché ci sono anche persone ricche che vivono in miseria, oh Signore, perché non ti conoscono. Ci sono tante situazioni, oh Signore, che solo tu sai e conosci, solo tu sai anche come e quando intervenire, oh Signore. Ma ti ringraziamo, perché tu sei un Dio onnipotente, oh Signore, che risponda alle nostre deboli preghiere, oh Signore, li trasformi alla tua gloria, oh Signore. Donaci ancora la possibilità di poterti servire, oh Signore, di poterti servire veramente con zelo, oh Signore, di essere sempre pronti a rispondere a qualsiasi chiamata tu ci doni, oh Signore, di essere sempre disponibili al tuo servizio, oh Signore, e di far sì che il tuo regno possa crescere, oh Signore, ovviamente non per meriti nostri, oh Signore, ma per la grazia tua, oh Signore, per i meriti che tu hai fatto, che tu hai ricevuto, hai donato a noi, oh Signore, hai trasmesso a noi quando sei andato a morire sulla croce, oh Signore. Grazie perché hai fatto questa grande opera, oh Signore, quando sei andato a morire sulla croce al posto mio, al posto nostro, oh Signore, e ci hai dato la possibilità di essere lavati nel tuo sangue, oh Signore. È vero, tu sei morto tanti secoli fa, ma quel sangue lava e purifica, Signore, e grazie veramente per qualsiasi circostanza che ci metti davanti, oh Signore, per far sì per poter parlare agli altri di te, oh Signore, e grazie perché noi possiamo intercedere per coloro che si affidano alle nostre preghiere, oh Signore, e appunto anche per coloro che a volte non lo fanno, oh Signore, ma preghiamo anche per tante persone, oh Signore, che non ti conosco, che sono lontane da te, oh Signore. Se è possibile, se è nella tua volontà, se è anche il loro, anche lontano desiderio, avvicinali in qualche modo a te, oh Signore. Fa sì che noi possiamo essere dei canali utili per l'avanzamento del tuo regno. Benedici il pastore Cataldo, benedici tutto il suo staff
e benedici ognuno di noi, oh Signore, e guidaci come hai fatto fino a questo momento, oh Signore, facci vedere la tua gloria, facci vedere la tua potenza, facci vedere la tua misericordia, oh Signore, ancora, e facci vedere, oh Signore, il tuo piano nella nostra vita, oh Signore, guidaci tu come hai fatto fino a questo momento, te lo chiediamo nel nome per amore di Gesù Cristo. Amen. Grazie Dario, Dio ti benedica. Preghiamo anche per il sostentamento di questa opera. In dove ci troviamo, facciamolo, perché realmente il nemico vorrebbe che questa potrebbe essere chiusa, ma noi desideriamo che sia aperta, perché quello che possiamo fare attraverso questa opera non lo possiamo fare diversamente, senza tralasciare nessuna delle parti che possiamo fare singolarmente, però realmente è un'opera speciale che il Signore ci ha affidato per poter penetrare dove sarebbe impossibile entrare, e dobbiamo dare gloria a Dio. Perciò preghiamo anche per il sostentamento, come ho già detto ieri mattina, siamo indietro anche del mese passato. Se senti nel cuore, non lo dico solo a te Dario, lo sto dicendo a quanti sono insieme con noi, così proseguiamo tranquillamente, sapendo che il Signore fin qui ci ha soccorso, però è giusto che noi, che sappiamo come stanno le cose, lo diciamo per giusto dire, perché se diversamente e non l'abbiamo detto, siamo responsabili. Noi siamo sentinelle, in parole diverse, in tutto nella nostra vita. Non solo sentinelle per dichiarare il peccato a qualcuno, ma sentinelle dell'andamento dell'opera del Signore, come va, per anticipare o incoraggiare quelli che possono collaborare, perché Dio lo sa. Ti ringrazio di essere stato con noi, continua a pregare per noi e con noi. Dio ti benedica, grazie, pace. Benedetto sia il Signore. Bene, ed ora abbiamo il fratello Giovanni Famà. Pace, mi senti? Pace. Non ti sento, fratello. Come? Tu mi senti? Sì, ti sento, va bene. Senti. Allora vai avanti tranquillo, noi ti seguiamo, va insieme a te, preghiamo, e invito tutti coloro che sono insieme con noi di partecipare sui loro social, che noi stiamo pregando, in modo che si possano aggiungere altri che hanno dei bisogni, oppure altri che possano intercedere, perché l'unione fa la forza. Ognuno mette quel poco di fede, massifichiamo la nostra fede, e quando la Chiesa è unita di pari sentimento vediamo le grandi opere del Signore. È stato sempre così. Nel Tempio erano uniti e la gloria del Signore riempì il Tempio. Sull'alto solaio erano uniti che pregavano e il Signore riversò lo Spirito suo Santo. Se noi ci mettiamo così, Dio ha promesso un grande risveglio. E quando noi siamo aperti e siamo insieme, che lo aspettiamo veramente, siamo disponibili, lo Spirito Santo farà la stessa cosa nella nostra bella nazione, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella vita di ciascuno di noi. A Dio sia la gloria. Ti seguiamo, Giovanni. Vai tra. Amen. Gloria a Dio. Voglio leggere i primi due versi del Salmo 91. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Signore, ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta, Signore, in questo giorno noi confidiamo in te, Signore. Se siamo qui, Signore, se eleviamo le nostre suppliche, le nostre preghiere a te, è perché confidiamo in te, Signore, perché siamo certi, Signore, che tu ci ascolti, siamo certi, Signore, che tu rispondi, Signore,
alle nostre richieste, a tutti quelli che sono i bisogni del tuo popolo, Signore. E non solo, Signore, tu ascolti le nostre preghiere per altri. E, Signore, noi siamo qui, Signore, a pregare, Signore, per altri, Signore, per intercedere per altri, come tu, Signore, in questo momento sei alla destra del Padre che intercedi per noi. Ti ringraziamo, Signore, perché tu, Signore, hai posto un canale, Signore, di trasmissione fra noi e te, Signore, attraverso la preghiera. E noi, Signore, possiamo venire dinanzi a te, dinanzi alla tua presenza, non perché abbiamo dei meriti o delle capacità o abbiamo fatto delle opere speciali, ma perché tu, Signore, hai mandato il tuo figliolo Gesù Cristo su quella croce e per mezzo del sangue che è stato versato sul Calvario, Signore, noi possiamo venire a te per quel sangue, in virtù del sangue dell'agnello, come dice la Scrittura. E per questo, Signore, noi siamo certi, Signore, che tu, Signore, ascolti. È il nostro tempo, Signore, che noi siamo qui, che impegniamo, Signore, ognuno di noi, Signore, collegati, Signore, con questa televisione, Signore, non è un tempo perso, ma un tempo acquistato. È come quando noi gettiamo il pane nelle acque, lo ritroveremo al tempo opportuno. Ti ringraziamo, Signore. In questo periodo, Signore, in cui molti, Signore, sono in ferie, Signore, molti si stanno riposando, Signore, anche, Signore, i tuoi figli, Signore, sono fuori, Signore, per rilassarsi. Signore, noi ti vogliamo pregare, Signore, che ognuno, Signore, che è un tuo figlio, Signore, possa essere un figlio di luce dovunque si trova, Signore. Ti voglio pregare, Padre, che tu, Signore, possa fare sentire forte la tua presenza, il tuo amore, la tua bontà, Signore. Che tu veramente, Signore, possa mettere, Signore, nel cuore di ogni tuo figlio, Signore, di risplendere, Signore, come sta scritto nella tua parola, per essere una testimonianza verace, Signore, affinché, Signore, le persone, Signore, anche quando noi non parliamo, Signore, ci possono riconoscere, Signore, possono riconoscere che in noi c'è qualcosa di speciale, Signore, affinché, Signore, possano essere attirati da ognuno di noi, Signore, noi possiamo presentare a loro, Signore, te, te, Signore, perché tu sei il nostro Dio, il nostro Re, il nostro Salvatore. Signore, noi non possiamo fare a meno di te, Signore, e per questo, Signore, noi del continuo, Signore, vogliamo pregare, Signore, del continuo, Signore, noi vogliamo bussare alla porta, Signore, vogliamo, Signore, cercare la tua faccia, Signore, e vogliamo, Signore, chiedere, Signore, come tu, Signore, ci incoraggi di chiedere, chiedete e vi sarà dato. Signore, noi crediamo alla tua parola, noi crediamo nel tuo figliolo Gesù Cristo che ha detto queste cose, Signore, perché ha messo una speranza in ognuno di noi. Grazie, Signore, perché lo stesso Salmo 91, gli ultimi due versi, dice: egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nell'avversità, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Signore, grazie, Signore, perché sappiamo, Signore, che tu risponderai, Signore, al momento opportuno. Signore, noi siamo qui, ci stiamo accostando a te con piena fiducia, dinanzi al trono della grazia, per ricevere misericordia e ottenere grazia e aiuto al momento opportuno. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola, Signore, che ci dà, Signore, quella certezza e ci mette in ognuno di noi quella forza e quel coraggio, Signore, per poter andare ancora avanti sperando in te, Signore. Ognuno di noi, Signore, può dire fino a qui:
l'Eterno mi ha soccorso. Sì, Signore, noi vogliamo pregarti, Signore, affinché tu possa soccorrere la tua Chiesa, affinché tu possa soccorrere i tuoi figli, affinché, Signore, Padre d'amore, in questo periodo, Signore, forse di rilassamento dal punto di vista fisico, Signore, non ci sia un rilassamento dal punto di vista spirituale, Signore. Ti preghiamo, Signore, a motivo del fatto che abbiamo più tempo, Signore, che possiamo dedicare ancora di più tempo a te, Signore. Signore, è un tempo di devozione speciale, meraviglioso, e noi ti preghiamo, Signore, che chiunque, Signore, abbia questo tempo, Signore, tu, Signore, possa fare sentire la tua presenza in un modo meraviglioso, che tu possa parlare, Signore, che tu veramente, Signore, possa fare in modo, Signore, che ci sia un risveglio personale, Signore, di ogni tuo figlio, Signore, e un risveglio, Signore, nella tua Chiesa, Signore. Ti preghiamo, Padre, metti in noi, Signore, questo desiderio di cercare la tua faccia, il desiderio, Signore, di stare alla tua presenza, Signore. Ti ringraziamo, Signore, vogliamo benedirti, Signore, vogliamo pregarti, Signore, per la tua Chiesa, Signore, per la Chiesa in questa nazione, Signore, affinché, Signore, tu, Signore, possa, Signore, essere colui che viene esaltato, Signore. Tu solo sei il vero Dio, tu solo sei degno di lode, Signore, tu solo, Signore, sei colui a cui noi ci vogliamo e ci dobbiamo rivolgere, Signore. Oh Dio delle compassioni, Signore, noi ti preghiamo, Padre, che tu, Signore, possa fare in modo, Signore, che tutte le bugie, Signore, del nemico possano essere smascherate, Signore. Sappiamo, Signore, che la bugia viene smascherata con la verità, Signore. Oh Dio delle compassioni, che la tua Chiesa, Signore, possa, Signore, camminare, Signore, nella verità, che la tua Chiesa, Signore, possa essere ferma, Signore, secondo, Signore, i principi stabiliti nella tua parola, Signore. Ti prego, Padre, affinché, Signore, noi possiamo, Signore, dedicarci, Signore, di più, Signore, alla preghiera, Signore, di più, Signore, a cercare quello che è la tua volontà, Signore, a cercare, Signore, veramente quali sono i tuoi desideri, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, di stare, Signore, con te, Signore, e ti benediciamo, Signore. Ti vogliamo pregare, Signore, per la tua Chiesa, Signore, affinché, Signore, possano sorgere nuovi ministeri, Signore. Ti vogliamo pregare, Signore, per quanti, Signore, quanti conduttori, pastori, ministri, Signore, sono nel momento in cui devono lasciare, Signore, per l'età avanzata, Signore, che possono pensare, Signore, di formare altri, Signore, di pensare di passare il testimone, Signore. Ti preghiamo, Padre, affinché le chiese non siano sprovviste, affinché le chiese, Signore, possano, Signore, guardare a te, non all'uomo, Signore. Ti preghiamo, Padre, perché, Signore, tu, Signore, hai fatto in modo, Signore, che da 2000 anni, Signore, questo messaggio, Signore, sia predicato, Signore, e noi vogliamo predicare l'Evangelo di Gesù Cristo per passare testimone ad altri, ed altri predicheranno. Oh Signore, tu sei, Signore, meraviglioso, Signore, perché tu, Signore, vigili sulla tua parola, Signore, affinché la tua parola, Signore, possa essere mandata a effetto, Signore. Tu vigili, Signore, sulla tua parola, affinché la tua parola, Signore, non sia, Signore, adulterata, Signore, ma possa essere, Signore, quella parola, Signore, che è stata stabilita una volta e per sempre. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai detto tutto è compiuto, e noi non dobbiamo fare altro, Signore, che predicare il messaggio del Vangelo, e lo vogliamo predicare ai perduti. Per questo siamo stati chiamati
di portare il messaggio della speranza, il messaggio dell'amore, il messaggio della salvezza. Ti preghiamo, Padre, che ci possa essere una priorità, Signore, in ognuno di noi, Signore, specialmente quando siamo anche, Signore, fuori, Signore, che siamo, Signore, in vacanza, Signore, e sicuramente incontreremo tante altre persone, Signore, che noi possiamo testimoniare di te, Signore, che possiamo, Signore, fare in modo, Signore, che le persone ti possano conoscere, Signore, affinché noi, Signore, non ci nascondiamo, Signore, affinché noi non ci vergogniamo dell'Evangelo. Oh, Signore, metti forza e potenza in ogni tuo figlio, Signore, affinché, Signore, noi possiamo proclamare, Signore, con forza, Signore, chi è Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Signore, vogliamo dare gloria e onore a te, Signore, e vogliamo pregarti, Signore, per coloro, Signore, che sono sofferenti, per coloro che sono negli ospedali, per coloro che stanno aspettando una guarigione, per coloro, Signore, a cui i medici non hanno dato speranza, ma tu, Signore, sei l'unica speranza. Vogliamo pregarti, Signore, affinché, Signore, si possano alzare, Signore, dal letto di sofferenza, Signore, tutte quelle persone che stanno guardando a te in questo momento, che stanno ponendo in te la loro fede, Signore, nel nome di Gesù, Signore, noi ti preghiamo, Signore, affinché, Signore, tu ti possa manifestare in un modo glorioso, Signore, in tutti quelli che invocano il tuo nome e che lo invocano in verità, Signore, ti preghiamo, Padre d'amore. Signore, ti preghiamo, Signore, per coloro che sono depressi, Signore, per coloro che probabilmente sono a casa e stanno tutto il tempo, Signore, giù, Signore, e che, Signore, veramente sono al punto in cui non ce la fanno, Signore, e molti, Signore, hanno pensato anche di farla finita. Oh Dio delle compassioni, che tu, Signore, ti possa presentare a loro, Signore, che i loro occhi si possono aprire, che possono comprendere che c'è qualcuno che dà l'aiuto, che dà un aiuto gratuito, che dà un aiuto sicuro. Oh Dio delle compassioni, ti vogliamo pregare, Signore, per coloro che sono oppressi, Signore, per coloro, Signore, che sono, Signore, presi dalle cose di questo mondo e sono ciechi. Oh Dio delle compassioni, sappiamo che l'Iddio di questo secolo ha accecato loro le menti affinché non vedano la luce dell'Evangelo. Signore, noi ti preghiamo affinché possano vedere la tua luce, Signore. Oh Signore, che i loro occhi si possono aprire, Signore, gli occhi spirituali, e possono vedere la loro condizione, Signore, e vedere te, Signore, assiso sul trono, a vedere te che sei un re grandioso, vedere te, Signore, che sei un re benevolo, che vuole il bene di tutti quelli che lo invocano, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo, Padre. Ti vogliamo pregare, Signore, per le autorità, Signore, affinché, Signore, possano fare, Signore, tutto quello che è necessario per fare il bene del popolo, Signore. Noi vogliamo pregarti secondo la tua parola, Signore, anche se le cose attorno, Signore, non ci sembra, Signore, che possano cambiare, Signore, ma noi vogliamo invocare il tuo nome, Signore, perché sappiamo che tu ti prendi cura, Signore, del tuo popolo e dei tuoi figli. Ti ringraziamo, Signore, e vogliamo pregarti, Signore, per ogni missione, Signore, che porta avanti, Signore, l'Evangelo, che porta avanti la tua parola, Signore. Sostieni, Signore, tutti i tuoi servi, Signore, e ti voglio pregare, Signore, in modo particolare, Signore, per questa emittente, Signore, parole di vita, Signore, per il pastore Petrone, Signore, per tutti quelli che sono nello staff che lo collaborano, Signore, e per quante altre, Signore, associazioni, organizzazioni, Signore, che predicano l'Evangelo. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, Signore,
Diamo gloria e onore a te, Signore, perché a te spetta, perché tu, Signore, sei il solo e il vero Dio. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Sono contento e onorato di partecipare ancora una volta a questo programma. Che il Signore possa benedire te e parole di vita. Io ho un pensiero, il Signore mi ha messo nel cuore, prima di pregare il Signore con tutto il nostro cuore, volevo condividere con voi un versetto che si trova nel libro del profeta Geremia. Profeta Geremia, capitolo 23, verso 23. Lo leggerò per la gloria di Dio. Amen. Un unico verso. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano. Amen. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano. Amen. Gloria a Dio. Il Signore mi ha messo in cuore questi versetti. Il ministero di Geremia, il profeta Geremia, la sua predicazione era di predicare contro il peccato. Da lì a poco poi il popolo di Israele andò deportato in Babilonia, pagò le conseguenze del peccato. E gli israeliti in quel caso, in quel momento, credevano che, stando lontani dal Tempio, da Gerusalemme, da Israele, dal loro paese, stando lontano potevano stare lontano dalla presenza del Signore, ma non era così, il Signore gli era vicino. Noi conosciamo un Dio che è vicino ed è un Dio che c'è vicino anche da lontano. Gloria al nome del Signore. Per farla breve, voglio chiedere al popolo, alle persone che ci stanno seguendo, ai fratelli, agli amici, probabilmente oggi possiamo sentirci lontano da Dio. Tu sei lontano da Dio, ti senti lontano da Dio, forse stai pregando e la risposta non arriva. Sembra che Dio non ascolta la tua preghiera, forse hai una malattia, forse hai un problema, qualcosa che non va nella tua vita, stai pregando, stai dicendo Dio aiutami e non senti la sua presenza. Io ti voglio dare una buona notizia, anzi due buone notizie che possiamo leggere nel libro meraviglioso dei Salmi. Possiamo leggere un versetto dei Salmi 34-18 e poi leggeremo dal libro dei Salmi sempre 45 dal 18 al 19. Amen. La parola del Signore dice così, Salmi 34-18, il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Amen. Ancora il Salmo 45-18-19 dice, il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano e a tutti quelli che invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono o del loro grido e li salva. Amen, gloria a Dio. Che meravigliosi versi questi, perché noi abbiamo un cuore afflitto, stiamo passando per un problema, sentiamo il Signore lontano dal nostro problema, dalla nostra vita, ma il Signore ci sta confortando il nostro cuore con il suo Spirito Santo. Io sono con te, io non ti abbandono nella malattia, io sono con te perché te l'ho promesso, io sarò con te fino alla fine, dice Gesù. Amen, che bella notizia quando possiamo sentire e andare a Dio con verità. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità. Questo dice la parola del Signore. Anche se gli israeliti in quel momento si trovavano in un altro paese, in Babilonia, stavano soffrendo, ma il Signore non li ha abbandonati. Io voglio pregare con te adesso per te, che tu hai un cuore afflitto, che non senti il Signore. Io ti invito a chiudere gli occhi in questo momento, lascia andare il tuo orgoglio e senti la presenza dello Spirito Santo. Invoca il Signore, come dice il Salmo, lo invochiamo con tutto il nostro cuore. Amen. Io voglio pregare per te, chiudi i tuoi occhi, lascia andare il tuo orgoglio. Signore, Signore mio Dio, aiutaci in questo momento, intervieni Signore, grazie Padre per questa opportunità che tu ci stai dando, Signore, in questa sera di pregare il tuo santo nome, Signore. Io voglio pregare per quella persona che ci sta seguendo, che ha un cuore afflitto, Signore. Forse, Signore, sta pregando sicuramente il tuo nome, ma non sente la tua presenza, Signore. Forse è malato, Signore. Forse
è depresso, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni potentemente con il tuo Santo Spirito, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, il fuoco dello Spirito Santo possa riscaldare la sua vita, la sua anima, il suo cuore, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, fa che il tuo popolo, i tuoi figli, Signore, che si sentono lontano, Signore, che stanno in terra di Babilonia, Signore, possano tornare a te con tutto. Forse è un vizio, Signore, forse è una malattia, Signore. Loro sono lontani da te, Signore, perché non ascoltano, Signore, il tuo chiamare, Signore. Loro tu stai chiamando, Signore. Oh, Signore, apri le loro orecchie, apri i loro occhi spirituali. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni potentemente, Signore, in quelle coppie, Signore, in quei matrimoni, Signore, che si stanno rompendo, Signore. Intervieni potentemente, restaura, Signore, i matrimoni, Signore. Oh, Signore, in quei figli, Signore, che stanno prendendo delle vie strane e contorte, Signore, intervieni nella loro vita, Signore, tua retta via, Signore. O dai saggezza e discernimento a quei genitori, Signore. O Signore, intervieni potentemente nei problemi familiari, Signore. Nel nome di Gesù, chiunque, Signore, in questo momento si sta sviando, Signore, e sta ascoltando questa trasmissione, Signore, fa che lui possa tornare a te, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, dobbiamo pagare le nostre conseguenze, Signore. Dobbiamo pagare per il peccato, Signore. Ma noi, Signore, in questo momento vogliamo chiedere, Signore, perdono, Signore, per tutti i nostri peccati. Vogliamo tornare a te, Signore. Vogliamo tornare alla tua presenza, Signore. Oh, Signore, odi il nostro grido, Signore, guarda il nostro cuore afflitto, Signore. Nel nome di Gesù ti voglio pregare per tutti quei vizi, Signore. Debellali, Signore, falli cadere nel nome di Gesù. Spezza ogni catena del male, Signore. Nel nome di Gesù guarisci, Signore, libera e salva, Signore, perché tu sei lo stesso Dio, Signore. Lo sarai oggi e lo sarai in eterno, Signore. Lo stesso Gesù che ieri faceva miracoli, Signore, li possiamo leggere e testimoniare, Signore, ancora oggi, Signore. Oh, Signore, ancora oggi tu puoi, Signore, ministrare, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Tu, Signore, siedi alla destra del Padre e sei lì, Signore, sei il Consolatore, Signore, stai pregando per noi, Signore. Forse Satana ci sta avaliando, Signore. Forse, Signore, siamo in una terra straniera, Signore. Oh, Signore, ti permetti, Signore, che la nostra vita possa tornare a te, Signore. Tante volte non ce la facciamo, Signore. Tante volte con le nostre forze, Signore, non abbiamo, Signore, forza per tornare a te, Signore. Ti prego, Padre, scuoti, Signore, le nostre vite. Scuoti, Signore, le nostre anime, Signore. Con cuore afflitto veniamo a te, Signore. Oh, Signore, ascolta il nostro grido, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù io ti chiedo, alleluia, tu sei meraviglioso Dio, lo stesso Dio di ieri, lo sei oggi, Signore, e lo sarai in eterno, Signore, nel nome di Gesù, Signore, facci tornare a te, alla tua presenza, Signore. Io ti voglio pregare, Signore, per questa opera, Signore, per questo ministero di parole di vita, Signore. Oh, Signore, io ti voglio pregare per il pastore Cataldo, Signore, la sua famiglia e tutti i suoi collaboratori, Signore. Intervieni potentemente in questa opera, Signore. Risana, Signore, costruisci, Signore, edifica, Signore, la tua santa chiesa, Signore. Oh, Signore, fa che possa essere una benedizione, Signore, che possa entrare in tutte le case degli italiani, Signore, ma anche noi, Signore, in tutte le case dell'Europa e anche del mondo, Signore. Dovunque, Signore, si prende parola di vita, Signore, fa che possa entrare con la buona notizia, Signore. La buona notizia è che tu, Signore, sei pronto a salvare, Signore. Che tu, Signore, possa essere tu pronto a farci tornare a te, Signore. Tu l'hai promesso, Signore, sarai con noi fino alla fine, Signore. Noi con questa promessa, Signore, vogliamo, Signore, costruire la nostra fede in te, Signore. Vogliamo avere fiducia, perché tu sei un Dio buono, sei un Dio generoso, sei un Dio misericordioso. E noi veniamo a te con tutto il nostro cuore, Signore. Nel nome di Gesù, alleluia. Grazie, Signore. Grazie per questo momento, Signore. Presta tu benedire tutti i miei fratelli che sono qui, che partecipano, Signore, a questo programma, Signore, parole di vita, la staffetta di preghiera, Signore. Dice, Signore, come hai benedetto, Signore, tutti i pastori, tutti i fratelli che sono intervenuti fino ad ora, Signore, continua a benedire per quelli che verranno dopo di me, Signore. Nel nome di Gesù te lo chiedo. Amen.
Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.